Dopo la crisi, un'apparente ripresa e poi un'ulteriore doccia fredda, quell'eliminazione in Coppa contro la Juve. Oggi, contro un'altra italiana, in particolare la Lazio, di Denis Demo, la capolista di questo inizio di Superlega, si cerca un'impresa totale, un'impresa che possa rilanciare definitivamente la stagione dei Rangers di Marconi. Rincorsa. Destro! Immobile Lloris, va avanti la squadra di Marconi. Tavernier! E Caicedo porta avanti la Lazio. Non ho parole. Sono cose già viste a memoria proprio. Conosciamo a memoria. A minuti segneranno, ve lo spoilerò. Arriva la palla sul secondo palo, se vedo malissimo, e Matuidi fa il gol dell'anno. Bellissimo! Che bel gioco, ovviamente. Pellegrini rimanda dentro per Semedo, al centro Agüero, solo Agüero, adesso pure Insigne, Semedo ha preso il fondo, la mette per Agüero! Ancora il Kun! Ribalta la partita! Sempre il Kun! Sta visto e non servito, c'è un retropassaggio sanguinoso, palla regalata al Napoli, Lukaku, sinistro e 2-0! Te pareva! Poglianaccio cerca il sinistro a giro e trova un altro gol. Salve a tutti ragazzi e bentornati con coraggio proprio e convinzione in questo nuovo episodio della Superlega. Ci eravamo lasciati in modo shock con diverse sconfitte, l'ultima pesantissima contro il Leicester, ma ancor prima c'era stata quella contro il Napoli. Siamo abbastanza bipolari e quindi bisogna cercare di trovare un equilibrio con un cambio di modulo su consigli che mi avete dato voi, e quindi adesso vedremo un po'. Proveremo a farlo contro il Manchester City di Gabriele Ciciulla, contro il Paris Saint Germain di Gabriel Codice Fiscale, che era il suo nick, che francamente era appunto, cioè, difficilissimo, impossibile da ricordare, poi contro l'Inter, gestita e allenata la squadra nerazzurra da Matteo Di Battista, e infine sarà tempo di derby, sarà Rangers contro Celtic, giocheremo contro Andrix 14 e adesso capiamo un attimo se in casa o in trasferta, derby che sarà in casa, quindi giocheremo ad Ibrox Stadium. Ovviamente deve essere un episodio di ripartenza la classifica, e questa è una cosa positivissima. Nello scorso episodio dovevo farvela vedere alla fine, non ve l'ho più fatta vedere, è più che positiva perché è ancora molto corta. Guardate, noi siamo messi male perché siamo al 14° posto con 11 punti, la prima però ne ha 22, ok, in questo momento è la Roma, ne ha 22, però guardate la quarta, la terza, cioè siamo ancora tutte lì fortunatamente, dopo 10 partite giocate. E allora andiamo in campo con l'11esima, speriamo bene, voi ovviamente lasciate un like di supporto a questa serie, sempre consigli per migliorare, cerco di seguirli il più possibile, è una serie che è mancata negli ultimi giorni per impegni lavorativi che ho avuto, vi chiedo scusa, vi prometto e lo dico, insomma, farò il massimo per far uscire più episodi prossimamente, già a partire da ora, nel senso che andremo in live questo fine settimana con una grande partita, Leicester-Manchester United, ultima giornata di Premier League decisiva per la corsa Champions, ma poi prossima settimana usciranno ben due episodi della Superlega. Quindi stay tuned, iscrivetevi se siete nuovi, supportate la serie e tutti i video, partiamo! Manchester City lineup today, number one. Buonasera dall'Etihad Stadium di Manchester, questa è City contro Rangers di Glasgow, è l'11esima giornata della Superlega e dovrà essere sicuramente una serata importante che ci darà risposte, speriamo positive. Perché vi dico questo? Intanto perché, come sapete, ne abbiamo parlato anche nel pre-gara, deve essere il momento della ripartenza, insomma, sta diventando tardi. È vero che la classifica è corta, è vero che le prime aspettano, ma comunque le partite passano e anche il morale influisce quando i risultati non arrivano. E poi l'altro motivo è quasi più importante, c'è un cambio di modulo. Prima però, in ordine, leggiamo il City con Ter Stegen tra i pali e poi Benjamin Mendy, Maguire, Bonucci e Chilwell in difesa con Ramsey, Didi e Gundogan a comporre il centrocampo, Haller, Nino Maraviglia e Callejon per completare il 4-3-3 di Gabriele Ciciulla. E allora un City al quale dobbiamo fare sicuramente molta attenzione, perché è una squadra forte, l'abbiamo letta in grafica, e perché tradizionalmente è sempre complicato giocare a FIFA quest'anno, ecco, volevo dirlo. Questi siamo noi, 4-3-1-2 stretto, in difesa chiaramente non cambia nulla,
A centrocampo sì, c'è Pellegrini, c'è Vidal e c'è Aribo. Poi Dybala alle spalle di Kun e Buffalo, Agüero e Morelos. Questo l'undici dei Rangers di Federico Marconi. Gnabry, Insigne, Agi, tutti in panchina per il momento. Vediamo se può essere una soluzione anche avere a questo punto ricambi, giocatori che entreranno a partita in corso e che saranno freschi per provare a giocare da jolly. Intanto si comincia così, con la concentrazione, con Haller sul pallone. È tutto pronto per il calcio d'inizio di Manchester City Rangers. È cominciato il nostro quinto episodio. Dybala aspetta a sinistra Kieran Tierney e lo serve. Parte Tierney, parte Aribo senza il pallone, anzi Morelos verticalmente con la possibilità di servire Vidal dalla parte opposta. È buono il suggerimento di Morelos, leggermente lungo però. Peccato perché l'idea era buona, si era proiettato offensivamente il cileno. E forse con questo centrocampo stretto possiamo comunque sfruttare gli inserimenti. Vediamo un po'. Virgil van Dijk, sale il capitano, che in questo episodio avrà l'opportunità di giocare contro la sua ex squadra, quella che l'ha lanciato, ovvero il Celtic. Attenzione a Tierney però, con Dybala solo, la palla interna è geniale, per la gioia che l'ha messa fuori. Non ci credo. L'ha messa fuori Paolo Dybala, gli è capitata sul destro, forse poteva metterla giù. Comunque gioca la squadra di Marconi. Di testa ancora Pellegrini. Tierney, bisogna però concretizzare perché siamo in un buon momento. Agüero lascia Morelos, zona tiro, può rigiocare dentro per il Kun, fuori gioco. Maledizione, maledizione, tutto fermo. E io sono preoccupato perché questo è un momento ottimo dei Rangers. Bisogna segnare però. E allora Sanchez dentro per Gundogan. Haller apre a destra in zona Callejon. Gundogan col tacco fa salire Haller che apre verso Sanchez, sinistro Buffon che si iscrive alla partita e poi controlla la traiettoria del pallone sul colpo di testa. È 0-0 ma è vivissima questa partita, una delle più divertenti. Pellegrini, Agüero dentro da Morelos, riparte il Kun, servito bene, stavolta c'è campo perché il City è inspiegabilmente altissimo. Uno contro uno con Ter Stegen, Agüero, Ter Stegen, poi Morelos, Ter Stegen. Non ci credo, non ci credo, non ci credo ragazzi. Haller all'indietro, occhio che scivola Kimpembe, viene abbattuto, Ramsey è completamente solo, va dentro da Gundogan, Buffon, Buffon, c'è anche Gigi, ancora Nigno, passa Sanchez in area, Kimpembe lo chiude e poi vuole Insigne che tocca il suo primo pallone in questa partita. E vediamo se parte, perché la velocità e la freschezza c'è. E allora corre Insigne con Agüero e Morelos in mezzo. Li guarda Lorenzo che la mette, secondo palo per il Kun. Che calcia ancora addosso a Ter Stegen. E poi Bonucci la ritrova. È maledetta la porta per noi. La corsa del 28. Si fanno vedere Morelos, Insigne, Agi, Agüero, anche Vidal dalla parte opposta. Adesso c'è Insigne che è andato, se ne è accorto Tierney. Palla dentro, c'è anche Morelos volendo. Palla per il 20 in area. Morelos sterza, ci pensa. Torna all'indietro da Agi. Ancora due volte, poi Agüero. No, no ragazzi. No ragazzi, sotto porta così. Con Insigne che lo rincorre, arriva il pallone, Kimpembe. E allora Tierney può andare in contropiede. Corre il 28 con Agüero che fugge ancora. Fugge anche Morelos. La palla è dentro per il 20, c'è anche il Kun da servire. Ci risarebbe Morelos. Siamo usciti alla grande col Buffalo che deve resistere. Entra in area Morelos, Ter Stegen. Il recupero è finito. La partita anche. Finisce 0-0 contro il Manchester City in una gara in cui abbiamo concesso qualcosa e quando abbiamo concesso il nostro super Buffon ha sempre risposto, ma è una gara all'interno della quale avremmo dovuto segnare almeno 5 gol per quanto mi riguarda. E invece usciamo con un punto. Il nostro prossimo avversario sarà un Paris Saint-Germain sedicesimo con 10 punti, a meno 2. Nainggolan. Deulofeu verticalmente per Dembélé, che scatta benissimo e cerca dalla parte opposta Sarabia. È buonissimo il pallone in area. Sarabia rigioca dentro. Semedo da centrale inventato. Dybala è andato. Morelos invece male di sponda. Pjanic. Occhio che siamo scopertissimi però. Non so chi sia il terzino. È Tavernier che non marca. Dembélé in area con il tacco. E pari in vantaggio. E qui, caro Tavernier, ti lodo quando devo. Ma qui hai lasciato completamente solo Dembélé, che ci ha messo anche un quarto d'ora a fare quello che poteva fare, perché sarebbe potuto andare in porta da solo. 1-0 per il Paris.
tenuto da Dybala addirittura in quella zona. Poi Pjanic, dentro ancora per Sarabia, Dybala su di lui. Arriva il cross, secondo palo, Tavernier la rimette per Nainggolan, che da lì non può che siglare il gol del 2-0. Clamorosamente è notte fonda per i Rangers, sotto dopo 17 minuti contro una squadra che era anche più in difficoltà di noi. Dembélé cerca Nainggolan, che può metterla dentro, riesce nel suo intento, e Dembélé fa 3-0 con noi che guardiamo. Moscardelli è entrato, ragazzi, se ci fa gol Moscardelli io me ne vado. Qui tiene botta il culo e prova ad andare. Forza Agüero, sta puntando il portiere, Agüero contro Alisson in area, Agüero! Esplode Ibrox, liberazione qui. 3-1, a 20 dalla fine. Vidal prova a riprendersi il pallone, Dembélé da terra è riuscito a toccarla. Insigne, Pellegrini, con Insigne che parte, parte ancora Agüero, Pellegrini lo serve verticale. Kerrern non gli sta dietro, al centro c'è Morelos, Agüero in area, la mette a rimorchio per arrivo! 3-2! 3-2! In 3 minuti i Rangers rientrano clamorosamente in partita! 3-2! E adesso attenzione, primo gol in stagione per arrivo, assist del Kun, 3-2! Difesa... lasciamo perdere, perché tanto noi non è che ne abbiamo una migliore della loro. Però 3-2. Giocano sempre sulla corsia di Aribo, che infatti si fa superare stanchissimo. Pereira taglia il campo, non lo segue nessuno. E gol del 4-2. Quando è così, la risposta è chiara. I Rangers, i giocatori in campo, vogliono perdere la partita. Perché che nessuno... l'intelligenza artificiale, no? Guardate il centrale, guarda Pellegrini. Di che cosa stiamo parlando? Moscardelli cerca dentro il pallone, Kimpembe ha chiuso, la palla ovviamente gli resta sempre lì. Ci ha segnato Moscardelli. Ci ha segnato Moscardelli. Alla Del Piero. Ci ha segnato Moscardelli alla Del Piero. Cioè, va bene, dai. Va bene così. Mi dispiace, ragazzi. Sapete che non sono questo, ma non riesco ad essere lucido. Perché... come fai? Mi dispiace perché me l'avete anche scritto sotto lo scorso episodio. Non mi piace quando ti incazzi. Tu sei uno sempre lucido e sempre pacato, educato e tutto, però questa serie mi sta mettendo realmente alla prova e non ho neanche voglia di avere reazioni diverse, perché non sarebbe giusto, perché va bene la professionalità e tutto, se fosse una carriera normale va bene, è una serie interattiva con voi e quindi bisogna anche avere reazioni un po' più smart. Finisce la partita e io mi rifiuto di commentarla perché non c'è da dire, andiamo avanti. Siamo stanchi di subire umiliazioni, siamo stanchi di non avere una reazione, siamo stanchi di guardare la classifica, siamo stanchi di perdere. Tutto più o meno nacque in questo stadio, 0-2 col Milan, partita giocata malissimo, momento di crisi assoluta, lì forse il primo punto più basso toccato dai Rangers in stagione. Oggi giochiamo contro l'Inter nello stesso stadio per ripartire, anche se è una parola di cui abbiamo abusato eccessivamente e allora non la usiamo più, promesso. Mbappé ha subito tanto campo, in mezzo c'è Gabriel Jesus, tridente che fa davvero paura quello dell'Inter. Mbappé a rimorchio, il pallone per Goretzka che può andare, Buffon, poi Vidal su Douglas Costa e io ribadisco, hanno un tridente pauroso. Pronto Vidal, interessante il pallone per Van Dijk, Casamoa sulla linea e poi Barisic sull'esterno della rete. Non so come ha fatto a dar potenza Van Dijk, perché questo è un bug, ragazzi. Se avessi segnato così l'avrei riconosciuto. Vediamo se è a campo per ripartire. Vediamo se lancia Agüero. La palla sembra interessante. Filtra. Occhio al Kun. In area deve tenere.
poi di sponda Insigne, un bolide di Lorenzo Insigne che spacca la porta e fa 1-0 per i Rangers al 17esimo del primo tempo. È il gol liberazione, è il gol del vantaggio. Finalmente andiamo noi in vantaggio e non ci capitava da davvero, davvero tante partite. Parte Vidal verso Van Dijk, che aveva staccato ancora con i tempi giusti. Sponda di testa per Hernandez. E poi noi la subiamo sempre questa cosa. Douglas Costa. L'aggancio neanche lo commentiamo perché siamo su FIFA. Poi cerca il cross, questo è il rigore, sì. Me ne sono accorto prima del fischio. Barisic ci mette il piede quando Douglas ha già crossato. Calcio di rigore per l'Inter, regalato. Mbappé contro Buffon. Occhio che la palla è in campo però, ragazzi. La palla è in campo, ma qualcosa sta cambiando. È sempre 1-0 e traversa di Mbappé. È fortunata la nostra squadra qui e può ripartire proprio con l'autore del fallo. La corsa di Barisic, Dybala in mezzo con Vidal e Agüero. Barisic ormai è stato ripreso dall'ala. Mbappé, Brozovic, Asamoah di sponda, Brozovic dentro da Borca che parte bene, sterza e calcia a giro. No, no ragazzi, Borca Valero non può farli questi gol. Io mi rifiuto di commentarlo, mi rifiuto di fare finta di essere contento per il gol che ha fatto Borca Valero. Perché no? Perché no? Ogni tiro che prendiamo da lì ce lo fa Moscardelli, ce lo fa Borca Valero. E non posso stare zitto e fare finta di niente. Aribo cerca subito Dybala che ha preso il tempo Hernandez. Stavolta lo manda al bar. Corre il 10 con Insigne al centro. Arriva il pallone morbido. Esce Kepa sui piedi del 24. Con Insigne vicino la palla arriva a destinazione per il 24 che può correre. Con Agüero che deve andare. Visto e servito. Siamo in tre ragazzi. Corre Agüero. Non ci credo. Poi attenzione che la palla resta buona per il Kun che calcia su Kepa. Si cerca campo per ripartire. Il campo in teoria c'è perché Semedo è andato completamente solo. Dybala deve farsi ancora vedere, la palla arriva con Insigne e Agüero. La porta Dybala, taglia il Kun, ha chiuso Asamoah. E vabbè, ha chiuso Asamoah, va bene, può capitare, no? Perché ti lamenti, Fed? Bene qui Van Dijk di testa, resta avanti la nostra squadra. Palla interna per Kent che vuole lavorarla. Poi Gnabry, Kepa! Squillo di Gnabry, Kepa ha risposto. Tiro centrale e parata semplice. Ma calcio d'angolo con Pellegrini che cerca Kimpembe o Gnabry. L'ha presa Gagliardini. Tra Kimpembe e Gnabry. E pardon, Van Dijk l'ha presa Gagliardini. Uno e mezzo al 90esimo. Mbappé cerca di andare. Semedo lo chiude. Tutto buono. Tutto buono. Aribo. Kent. Scusa. Così per curiosità, vorrei capire una cosa. Ok, a posto. No, giusto per... Volevo capire con quale imbarazzante difesa del pallone Kent avesse agito in quel caso. E non mi sbagliavo, ci mancherebbe soltanto un gol dell'Inter in questo recupero, che prontamente arriva. Cioè, ci mancava soltanto questa. Vabbè, io mi sono stancato. Io per correttezza ovviamente vi carico tutto perché l'ho sempre fatto, non ho avuto problemi. Varie sconfitte in finale, risultati strani, non ho mai avuto nessun tipo di problema. Ma questa serie non è umana, questo gioco quest'anno non è umano. Quando dico umano, ragazzi, capiamoci, no? Cioè, nel senso, avete capito il concetto, non è normale che accadano certe cose e non lo è. Cioè, ok che FIFA 20 è fatto male, però poi questa serie in particolare mi fa uscire completamente di testa. Quindi io credo di essere stato abbastanza eloquente dal titolo e soprattutto credo di essere stato abbastanza chiaro e che il titolo sia stato motivato dalle immagini che voi avete visto. Mi rifiuto di giocare la quarta partita perché in questo momento francamente non ne ho la lucidità sufficiente. Ciao, alla prossima.